Innanzitutto grazie per essere venuto a questi corsi organizzati da Cassa Forense su 3 giornate, oggi è la prima giornata, 19 aprile, avremo una seconda giornata il 10 maggio 2017, una terza giornata il 14 giugno 2017. Siete 200 partecipanti, siete distribuiti su questa sala e sulla sala appunto seminari che abbiamo su, c'è il collegamento appunto diretto a questa sala con la sala seminari. Sono, dicevo, 3 giornate e tutto questo rientra in un progetto di un ente che è il vostro ente di previdenza, al quale molti di voi guardano anche negativamente. Noi abbiamo cambiato e stiamo cambiando completamente la strategia del nostro ente, che è un ente che deve pensare sia al futuro, corrispondendo una pensione che sia anche adeguata. Per questo abbiamo ritenuto di conservare il regime dei minimi, perché pagare i minimi significa prendere una pensione adeguata, che in qualche modo in un sistema solidaristico, qual è come il nostro, è un unico nel suo genere, dove vi posso assicurare chi guadagna di più paga di più di quello che domani prende, e chi guadagna di meno, se paga sempre i contributi minimi, prenderà un po' di più di quello che versa, perché abbiamo ritenuto di conservare questo regime solidaristico. Abbiamo però ritenuto, una volta raggiunta la sostenibilità finanziaria, anche pensare a una sostenibilità sociale. Una sostenibilità sociale che naturalmente non può prescindere da una correlazione tra i contributi versati e quello che sarà la prestazione finale, ma una solidarietà che invece si manifesta in misure di welfare attivo. Che significa misure di welfare attivo? Ne sentiamo parlare spesso sui giornali, in televisione, sugli organi, su mass media. Significa che noi sostanzialmente ci stiamo impegnando in una grossa operazione che sta cambiando il paradigma del nostro ente. Un ente che deve pensare ancora di più al presente per pensare meglio al futuro. E da qui tutta una serie di iniziative che stiamo portando avanti. Abbiamo fatto oltre 12 bandi per aiutare l'avvocatura, soprattutto quella più debole, che vanno dal campo della famiglia, penso agli asili nido, penso ai genitori che hanno dei figli nelle scuole medie, penso a altre iniziative che riguardano appunto la salute, penso ad altre iniziative che riguardano la professione. Nell'ambito di queste iniziative che riguardano la professione c'è anche questa iniziativa che riguarda appunto la formazione. Uno dei compiti di un ente di previdenza oggi deve essere anche quello di cercare di formare i giovani avvocati, gli avvocati anche più in generale, per reggere alle sfide del mercato. Io faccio qualcosa come anche 50 convegni l'anno, mi piace girare il territorio e mi piace essere a contatto con il territorio, voglio dire. Adesso vengo da una regione molto piccola e conosco bene quali sono il Molise e conosco bene quali siano le esigenze del territorio, soprattutto dei territori più poveri, qual è quello della mia, ad esempio, regione. Ebbene, noi possiamo aiutare a formare gli avvocati attraverso questi corsi, attraverso queste iniziative che diventano importanti, perché guardate che le sfide del futuro per l'avvocatura, ma non solo per l'avvocatura, saranno quelle di intercettare prima le esigenze che vengono dal mercato. Da qui la necessità di svolgere questi tipi di corsi che vanno dal campo della privacy, del diritto ambientale, delle fonti rinnovabili all'anti riciclaggio. Abbiamo in questo momento individuato questi 3 ambiti, i corsi vi serviranno anche per iniziare a parlare di questi argomenti e sono sicuro che se poi molti di voi li continueranno a approfondire, domani potranno trovare molti più spazi sul mercato. Bisogna anche crederci nelle cose. Io sono un entusiasta e mi piace trasmettere, a volte, certe volte ci riesco, a volte no, questo mio entusiasmo soprattutto ai giovani. Se vogliamo pensare di trovare un futuro all'interno dell'avvocatura, un corpus ormai di oltre 250.000, 245.000 iscritti, dobbiamo necessariamente pensare che dobbiamo adeguare la nostra formazione a quelle che saranno le esigenze del mercato. Con questo spirito si inquadra appunto questo tipo di iniziativa che vuole far sì in qualche modo che voi possiate domani essere pronti su queste materie che oggi studierete, che sono convinti i relatori saranno di alta qualità, Valentina, come lo sono stato, come sono stati in passato. Il vostro ente di previdenza è vicino a voi, perché far crescere voi significa far crescere anche il vostro ente. Ecco, questo spirito, dicevo prima, è che Cassa Forense, i suoi amministratori,
che vengono soprattutto da territori, vi posso dire, dai territori più deboli dell'avvocatura. Vogliono darvi questi servizi in questi ambiti, come vi dicevo prima, familiare, salute e soprattutto professione, dove io spero nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni di poter fare degli importanti investimenti. Faremo una convention molto importante il 9 e il 10 giugno, dove parleremo delle possibilità che dà il nostro regolamento dell'assistenza, un regolamento che ha stanziato, nel quale c'è la possibilità di vedere una serie di misure, di essersi riconosciuto una serie di misure, 64 milioni di euro a disposizione degli iscritti, le misure sono tra le più varie. Quello che vi invito a fare è a documentarvi, a consultare sempre di più il nostro sito, perché mentre in passato era possibile anche avere una serie di notizie o anche non documentarsi, oggi ci sono una serie di opportunità che, se colte in quel momento, hanno un senso. Penso anche per esempio ai bandi europei che ci sono per i liberi professionisti. Noi abbiamo messo su una commissione CF Europa Lab che si occupa proprio di questo, e con l'ADEP, che è l'ente che raggruppa tutte le casse di previdenza dei liberi professionisti, vogliamo darvi tutta una serie di misure che pubblicizzeremo anche sul sito bandi europei in tutte le regioni italiane. Voi pensate che prima che mettessimo su, per essere più precisi, questa commissione, non c'era una regione che facesse un bando europeo per i liberi professionisti. Grazie al lavoro di questa commissione oggi vi posso dire che ci sono 19 regioni su 20 in cui potete trovare misure che riguardano e finanziamenti che riguardano i liberi professionisti, dall'acquisto di beni strumentali alla formazione e a tutta una serie di possibilità per avvicinarsi a quello che è il mondo delle libere e della nostra libera professione. Per questo io vi ringrazio di essere presenti, vi chiedo una cosa, una delle mie regole, anche se sono sceso più tardi perché aspettavo che si riempisse, è la puntualità, a cui io tengo molto, una forma di rispetto nei confronti degli altri, nei confronti degli insegnanti, nei confronti anche degli altri colleghi che vengono qui in sala puntuali prima di noi. Io vi chiedo di essere nelle prossime giornate puntuali, perché così potete sfruttare tutto il tempo a disposizione, è un segno di civiltà. Siamo italiani, ci piace a volte poco la puntualità, però sono convinto che in questo caso sia importante per tutti esserlo. Quindi io vi ringrazio di essere presenti. A questo punto, Valentina, io do la parola a te, saluto da parte di Valentina, che adesso conoscerete, si presenterà, che è la rappresentante del Sole 24 Ore. Grazie Valentina. Grazie a te Annunzio. Allora io mi presento, sono Valentina Milano, mi occupo per la Business School del Sole 24 Ore della formazione in ambito giuridico. Abbiamo organizzato con il Presidente Luciano e con tutta Cassa Forense questa seconda esperienza formativa, che appunto ha visto già quasi un anno e mezzo fa un altro percorso che abbiamo realizzato, che è appunto un roadshow rivolto a 1000 giovani avvocati. Questo è stato un secondo appuntamento. Mi auguro che tutte le giornate formative che abbiamo organizzato possano essere di stimolo e di interesse per la vostra professione, anche perché abbiamo scelto tematiche che oggi sono abbastanza calde, no? All'interno della vostra professione. In particolare colgo l'occasione per ricordarvi che riceverete, se non l'abbiate già ricevuta, una mail da parte della nostra divisione e-learning con delle credenziali di accesso ad una piattaforma. Questa piattaforma sarà sostanzialmente un'aula virtuale, un'aula in cui sarà riprodotto quello che vedrete appunto in aula, ossia il materiale didattico sarà messo a disposizione sulla piattaforma, assieme anche a 3 corsi online che avrete la possibilità di seguire in qualsiasi momento dal vostro studio oppure semplicemente da casa, e avrete anche la possibilità di scaricare attraverso questa piattaforma l'attestato di partecipazione alle singole giornate. L'attestato ovviamente poi sarà presentato al vostro ordine di appartenenza per il rilascio di 4 crediti formativi che sono stati appunto deliberati dall'Ordine degli Avvocati di Roma, perché proprio per il principio della territorialità è l'ordine del territorio in cui il master viene svolto, in cui il corso viene svolto, che deve appunto rilasciare i crediti, e poi questi crediti sono riconosciuti anche a livello nazionale.
internazionale. Quindi io colgo l'occasione anche per diciamo lasciare la parola all'avvocato Ghini, che è una delle esperti del gruppo 24 ore in materia di privacy. Più tardi arriverà anche l'avvocato Alessandro Frillici, così avrete anche la possibilità, diciamo, di avere un doppio confronto. Ovviamente l'avvocato nel corso, diciamo, della lezione, magari, ecco, vi chiederei se o a margine della lezione oppure diciamo in prossimità della pausa pranzo di poter fare anche domande senza nessun problema, ovviamente se ci sono delle curiosità o comunque delle questioni da sollevare. Sapete che la giornata terminerà alle 18.30, per i crediti sarà necessario ovviamente seguire l'intera giornata, quindi essere presente l'intera giornata. Non posso fare altro che augurarvi buon lavoro e ringraziarvi ancora una volta per essere qua. Grazie.